L'emozione non ha voce, ma la solidarietà sì, ed è quella del gruppo dei giovani imprenditori di Confindustria Salerno, che anche quest'anno hanno dimostrato che donare non è un'impresa. Il complesso monumentale di Santa Sofia, nel cuore antico di Salerno, ha ospitato il Gran Galà di Natale, un music art food che è stato il contenitore prezioso per promuovere una raccolta fondi finalizzata all'acquisto delle poltrone per il reparto di oncologia dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Ancora una volta il gruppo di giovani industriali guidato dal presidente Francesco Giuseppe Palumbo ha deciso di investire in un'impresa davvero speciale, quella di fare beneficenza guardando ad un settore in difficoltà come quello della nostra sanità. Concretamente abbiamo raggiunto un grandissimo risultato, ovviamente tutto questo possibile grazie al territorio in cui viviamo, fatto di persone, ma persone grandi con, non con la lettera iniziale maiuscola, ma persone grandi con tutte le lettere maiuscole. Abbiamo avuto tante persone che sono state sensibili alla causa, intervenendo anche insomma, con presenze di carattere tecnico, ovviamente presenze di carattere economico. È meraviglioso poter capire, poter sapere che abbiamo messo un punto importante sul futuro del gruppo giovani imprenditori nel tracciare un solco nel sociale. Posso chiedere come mai avete scelto di devolvere la beneficenza al reparto di oncologia dell'azienda ospedaliera Ruggi? Io personalmente ho visitato il reparto di oncologia e mi sono reso conto che è uno dei reparti che, nonostante le grosse eccellenze umane e professionali, ha tantissime carenze tecniche. E quindi il mio sogno sarebbe quello di fermare i viaggi della speranza, che purtroppo noi Regione Campania forse siamo la regione più bastonata da questo punto di vista. È un piccolo granello di sabbia, ma ci proviamo. Un piccolo grande gesto di aiuto e solidarietà che significherà molto per i pazienti che si sottopongono al trattamento chemioterapico nel reparto guidato dal primario Stefano Pepe. Mi sembra che sia un punto di inizio, un momento in cui la società civile entra a fianco a noi per migliorare la qualità dell'assistenza nella nostra città. Dunque sicuramente è una cosa che ci voleva. Il generoso contributo dei giovani imprenditori verrà utilizzato più in generale non solo per ampliare la dotazione del reparto di oncologia, ma una parte dei fondi raccolti sarà anche devoluta alla ristrutturazione del reparto. I giovani di Confindustria ancora una volta ci sono vicini, l'azienda non può che ringraziarli per la loro disponibilità, per averci aiutato ancora una volta, perché è il secondo anno che abbiamo questa collaborazione, questo dono che ci fanno i giovani di Confindustria, che permette all'azienda ospedaliera di dotarsi di alcune attrezzature che sicuramente sono indispensabili per i pazienti, ma che talvolta noi non riusciamo ad acquistare perché dobbiamo fare delle scelte di bilancio e che ci pongono a delle scelte difficili a volte. Un buon esempio da seguire. Certo, un buon esempio da seguire. Speriamo che il sociale sia vicino non solo all'oncologia ma a tutto l'ospedale, essendo il punto di purtroppo unico di tutta la provincia che ha le maggiori specializzazioni. E come ha avuto modo di dichiarare anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Vincenzo Vigiani in occasione della presentazione dell'iniziativa presso la sede di Confindustria in via Madonna di Fatima a Salerno. Con eventi del genere si favorisce la creazione di condizioni favorevoli per una sanità che ad oggi vive grosse difficoltà. La sanità pubblica ha mille problemi, inutile nascondercelo, in particolare nel nostro territorio e nella nostra regione. Non posso nascondere che la direttiva europea in qualche modo accentua ulteriormente queste difficoltà, però è una legge, va applicata e di conseguenza dobbiamo ulteriormente fare fronte comune per cercare di continuare a garantire le attività che sono in essere. La solidarietà è stato uno degli ingredienti speciali della serata Art Music Food, che nel miscelare sapientemente una serie di sinergie ha visto al fianco dei giovani industriali anche sponsor importanti come due gruppi bancari. Io ho il piacere di rappresentare Unicredit, il private di Unicredit nel nostro caso, ma posso assicurare che la professionalità che le grandi banche possono dare non è sicuramente quello che si sente in giro, nelle notizie che si sentono in giro. E questa è una delle serate nelle quali, appunto, alle quali le banche
preferiscono partecipare per essere insieme alla gente e con la gente, perché il nostro dovere è proprio questo, di partecipare a tutti gli eventi nei quali ci possiamo far conoscere e magari far cambiare idea alla popolazione. Le banche sono sempre buone, altrimenti l'economia sarebbe ferma, e soprattutto sono buone quando credono negli imprenditori seri che portano avanti le loro iniziative imprenditoriali. Ovviamente Natale è un periodo particolare e questa sera abbiamo voluto partecipare a questo evento benefico, dando il nostro piccolo contributo. La serata si è svolta in tre momenti davvero speciali. Quello musicale ha visto l'esibizione di The Blue Gospel Singer, un coro di 18 elementi che hanno cantato dal vivo. Il coro nasce 10 anni fa ormai, dall'idea di Mario Paduano, il nostro fondatore. Adesso siamo una formazione di più di 30 elementi, stasera siamo solo una piccola parte con i musicisti della band e ci esibiamo praticamente tutto l'anno. A Natale abbiamo un repertorio prettamente natalizio, sempre rivisitato in chiave moderna, e poi facciamo anche eventi con brani pop, dance degli anni 70-80. Abbiamo un genere molto variegato in realtà. Che ne pensi del gesto fatto dai giovani industriali che hanno deciso di organizzare questa serata per devolverla a favore dello stesso territorio, della sanità locale con il reparto di oncologia? Con tuo parere, da giovane di questo territorio? Da giovane di questo territorio e da giovane medico non posso che essere d'accordo. Momento non meno delizioso quello gastronomico, che ha esaltato la sinergia tra i prodotti tipici locali e le eccellenze dei nostri fornelli salernitani. Stasera abbiamo proposto un piatto, una mille foglie di maialino, che è fatto un maialino al forno, un filetto con, come potete vedere, abbiamo delle patate croccante e della provola di aggerola. Quindi l'esaltazione di tanti prodotti tipici, quella di questa sera è diciamo anche un'esaltazione dell'impresa locale che cerca di aiutare il territorio, quindi anche in questo piatto una sorta di connubio e di matrimonio, di sinergia potremmo dire. Questo sì, che viene anche dei peperoni di Crusca abbiamo messo, quindi sono prodotti del territorio che a chilometro zero sono. Una genovese con cipolla ramata di Montoro. Con carne, questo praticamente l'ho fatta questo tipo qua con la pasta per celiaci, poi c'è la candela zitone di Antonio Amato spezzato. E stasera abbiamo proposto uno gnocco di baccalà mantecato passato nelle granella di nocciole di Giffoni su una vellutata di cicecchie e polvere di peperone crusco. Diciamo che stasera, Ciccio, si è cercato in qualche modo di esaltare la sinergia, giovani industriali che fanno qualcosa per il reparto del San Leonardo di oncologia, anche nel piatto c'è una sinergia del gusto che va a esaltare però i prodotti tipici locali. Questo è un obiettivo che noi abbiamo da sempre, da quando abbiamo aperto, il fatto di lavorare, ma non a chiacchiere, a chilometro zero, perché la nostra spesa è fatta quotidianamente con giro tra, sì, anche grande distribuzione, perché alcune cose necessariamente le prendi senza crearci questo alone cioè questo fascino, però voglio dire il grosso del lavoro si fa con la ricerca quotidiana. Quindi abbiamo il piacere di essere presenti qui stasera con i nostri prodotti. Nasciamo come pasticceria 60 anni fa, però ci siamo presentati questa sera con i panettone, perché abbiamo da poco partecipato alle rassegne a Napoli, a Roma e a Milano. A Roma il nostro panettone, quello che ha vinto, si è guadagnato il premio innovativo, perché vuole essere proprio un incontro tra il re sovrano milanese che incontra la regina sfogliatella di Napoli. Allora abbiamo preparato una vellutata di patata viola con salsiccione grigliato e riduzione di broccoli. Noi questa sera stiamo raccontando la storia di una grande sinergia, anche nei piatti possiamo dire c'è stata un po' questa unione acchiappando il meglio del nostro territorio. Certo, il cibo è legato al territorio, è normale. Abbiamo talmente tanti prodotti di qualità, penso alla mela annurca, penso al fico bianco del Cilento, al limone, siamo in costiera. Quindi c'è talmente tanto da fare e da inventare ancora. Questo è un progetto che è nato circa 3 anni fa, quello di dare alla città di Vietri sul Mare un piatto tipico. Abbiamo creato un pesto, noi lo denominiamo pesto vietrese. Gli ingredienti sono olive verdi, noci, colatura,
basilico e spezie varie. Questa sera i giovani industriali hanno dimostrato che, insomma, per vincere, per fare buona impresa, bisogna in qualche modo investire sul proprio territorio. Lo hanno fatto con la beneficenza, voi lo fate anche con i piatti, perché avete scelto di presentare molti prodotti tipici in questa pietà. Sì, diciamo che per noi è il primo anno che partecipiamo a questa manifestazione. Vedo notevole interesse da parte di tanti salernitani qui accorsi a questa manifestazione. Per noi è motivo di orgoglio e di beneficenza. Possiamo dire che è una manifestazione buona da tanti punti di vista. Sì, una manifestazione che fa bene al territorio, fa bene alla beneficenza e fa bene anche a noi, che così facciamo in modo che ci conosciamo l'un l'altro. Ed infine un momento artistico con l'esposizione di ceramiche e quadri made in Salerno a cura dell'architetto Alessandra Pedone. Allora, quando il presidente Francesco Palumbo mi ha chiesto di occuparmi dell'allestimento del complesso di Santa Sofia, è stato un vero piacere, perché poi insieme allo staff, ai giovani di Confindustria, è nata una sinergia importante, una bella collaborazione nella costruzione di questo evento questa sera. Mi preme poi sottolineare quindi il ringraziamento innanzitutto dovuto al presidente, che mi ha dato la possibilità di vivere questa bella esperienza, e mi premeva sottolineare anche la presenza degli artisti questa sera, degli artisti tutti salernitani, e in primis ho coinvolto Giovanni De Michele, dopodiché altri artisti quali Sasà Sorrentino, Maria Grazia Cappetti, Deborah Napolitano, Patrizia Greco, Jean-Pierre Durier, che insieme, tutti del territorio, del nostro splendido territorio salernitano, insieme cercano di promuovere l'arte come prodotto di eccellenza. Presidente Prete, che festeggia qui stasera con i giovani industriali anche l'elezione alla presidenza di Unioncamere Campania, è un bel gesto quello che i giovani industriali hanno promosso questa sera, soprattutto perché rivolto a beneficio dello stesso territorio, con questa beneficenza che va investita direttamente nel reparto di oncologia del Ruggi di Salerno. Ma sicuramente è una iniziativa assolutamente importante, e poi personalmente, che sono legato, come lei sa, ai giovani imprenditori, qualche anno fa, un po' tanti, ero una parte io, di lei, potremmo dire, nei parte, giovani. Assolutamente una parte di me, anzi devo dire che io sono legatissimo al gruppo giovani e ai ragazzi di adesso, perché è lì stato l'inizio del mio impegno associativo. È una stagione molto bella che ho vissuto 25 anni fa. 25 anni fa fui eletto presidente dei giovani industriali di Salerno, per cui ovviamente sono orgoglioso di partecipare a questa serata, e soprattutto orgoglioso che i giovani imprenditori di Salerno siano veramente aperti al sociale, siano consapevoli che il mondo è a 360 gradi e quindi in qualche maniera hanno sensibilità che veramente va dato merito a questi ragazzi. Posso chiedere al neo presidente di Unioncamere Campania anche di rivolgere un augurio per il Natale al mondo dell'economia salernitana e campana a questo punto? Ma a questo punto sì, sicuramente noi ci auguriamo, ma quando si parla di economia bisogna essere anche un po' prosaici. Diciamo che qualche segnale di ripresa c'è, non ci illudiamo più di tanto, pedaliamo, capochino e lavorare.